Salve, benvenute e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri. Io sono Tiziana e in questo video affronto un argomento serio e delicato legato all'assistenza a persone che hanno disabilità, a persone che hanno delle patologie croniche, alle volte degenerative, agli anziani che possono anche soffrire purtroppo di demenza senile e d'Alzheimer. Quando in famiglia ci sono queste situazioni, il clima diventa facilmente cupo, triste e non si riesce a vivere appieno una vita serena. Per far sì che il clima migliori in famiglia e che quindi anche il modo e lo stile di assistenza a queste persone sia ottimale, ci viene in aiuto la mindfulness. Infatti, se noi prendiamo ad avere una concezione dell'assistenza in modo consapevole, riusciamo ad essere ottimi ausili, ottimi aiuti per le persone bisognose e anche le persone che in famiglia sono quelle che di più si prendono l'incombenza di assistere queste persone riescono a essere più forti e determinate. E proprio queste persone sono quelle che rischiano poi anche di andare in depressione e non vivere bene la propria vita. La mindfulness appunto aiuta a risolvere queste situazioni spingendo a prendersi cura di se stessi. Chi è che ha un grande compito gravoso deve poter trovare modo di avere delle isole di pace e di avere tempo e capacità di prendersi cura di se stessi. Più una persona si prende cura di se stessa, più riuscirà a prendersi cura della persona che le è affidata. Questo è importantissimo ed è importantissimo anche lavorare sul tipo di rapporto che si ha tra la persona che assiste e la persona assistita. In inglese, la persona, il familiare che si occupa particolarmente della persona bisognosa, del parente bisognoso, viene definito caregiver, ovvero colui che si prende cura. Queste persone sono ammirevoli e devono essere aiutate da tutti i familiari, anche dagli amici, dai vicini di casa, da tutti, essere sostenute per far sì che loro possano compiere il loro compito al meglio. Il caregiver deve far sì che il rapporto con il loro amato più sfortunato debba essere sempre all'insegna della dignità reciproca, della pace, della serenità, e bisogna che crei sempre un dialogo che alcune volte può anche essere fatto attraverso le parole, il discorso verbale, ma alcune volte purtroppo non è possibile, quindi deve essere una sensorialità diversa a far sì che ci sia un contatto tra il caregiver e la persona bisognosa d'amore, d'affetto e di assistenza. È una situazione molto molto delicata e che purtroppo anche nel piano nazionale sanitario viene un po' trascurato, soprattutto nelle regioni in cui la sanità non è al top, anche se purtroppo ho sentito dalle ultime notizie che anche le regioni italiane, che fino a poco tempo fa erano il fiore all'occhiello, l'esempio magistrale di grande efficienza, oggi stanno segnando il passo. Quindi bisogna che a livello sociale siamo tutti sensibili per far sì che lo Stato si adegui e si dia da fare per dare tanta assistenza sociosanitaria alle famiglie che hanno questi casi. E poi in generale tutta la comunità deve essere sensibile a queste situazioni. Se qualcuno è vicino di casa, parente di una persona che ha bisogno per le problematiche che ci sono in casa, che si faccia avanti anche con una semplice parola, una visita di cortesia, il fare la spesa, in qualche modo offrire la propria disponibilità. Infatti, per fare i volontari non c'è bisogno per forza di iscriversi ad un gruppo di volontariato, si può anche agire guardando quello che ci dà, che ci sta intorno, e quindi cercare di dare il nostro contributo, che sia ad una famiglia bisognosa, che sia nei confronti dell'ambiente, cercando di pulire quando troviamo uno spazio contaminato dalla spazzatura, soprattutto dalla plastica, specialmente se siamo
siamo in riva al mare, no? Quindi cerchiamo di essere sensibili a questo e questa sensibilità ci farà anche essere più felici, perché alla base della felicità c'è il donare, quindi più doniamo più siamo felici. Ovviamente in casi di persone che donano continuamente il loro tempo, le loro energie, ovvero i caregiver, è difficile essere felici dando tanto, perché comunque l'equilibrio del donare deve essere anche compensato da un riuscire a ricevere amore, affetto, attenzione anche se si dà tanto. Quindi per non andare in crisi bisogna prendersi cura di se stessi. Tutti ci dobbiamo prendere cura di noi stessi per poter amare di più, per poter dare di più, e soprattutto chi ha queste problematiche di responsabilità nei confronti di una persona bisognosa. Il mio video vuole essere un video di sensibilizzazione per far sì che noi proprio come società aumentiamo il nostro grado di sensibilità, di umanità, per essere più vicini a chi è che ha delle maggiori difficoltà a vivere la quotidianità. Quindi aiutiamo i caregiver e tu, se sei un caregiver, cerca di prenderti cura di te, di lavorare sul rapporto con la persona che hai sotto le tue cure. Cerca di vedere il positivo anche nelle situazioni più difficili e prenditi delle pause. Fai in modo, chiedi aiuto, di aver la possibilità di staccare qualche ora al giorno, di avere delle settimane ogni tanto in cui puoi staccare la spina, e anche la persona che ha bisogno di cure e di attenzioni deve aver modo di poter vivere la vita il più possibile nel modo normale. Quindi se è possibile la si fa uscire, se non è possibile si portano gli amici in casa, si cerca di far sì che la socialità sia a portata di mano di queste persone e che possano in qualche modo avere gratificazioni e non sentirsi diciamo quel peso che è dovuto al fatto che hanno bisogno di assistenza. Però comunque sono delle persone che possono dare anche in quelle situazioni, quindi essere in quelle situazioni di dare per essere felici, perché donano, e quindi non soltanto perché dipendono da qualcun altro. Forza e coraggio a chi ha situazioni difficili, forza e coraggio a tutti, e sperando che questo video vi abbia dato stimolo, vi chiedo un like per fare un discorso di condivisione. Infatti io ci tengo che il mio canale cresca per avere più voce ed essere quindi in grado di farmi sentire quando ho qualcosa di importante da condividere. È importante avere voce, avere la possibilità di esprimere le proprie idee per il bene della comunità. Detto questo, vi saluto augurandovi sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao!